vieni, vieni. Vedi, anch'io chi mi difende. Tu, Rockefeller, volevi qui venire alle 7. Chi è Rockefeller? Guarda, è il cane di Raffaella. Prendi cane. Ma senti, da solito a te ti piacciono gli animali? Senti, forse... Aiuto! Dai, zitto! Ma non li provochi! Zitto, Rockefeller! Per dovere il padrone di casa, su, vattene, punto, fai il buono, su, fai il buono, fai il buono, su. Scendi giù dal divano. Lascialo venire! No, aiuto! Oh. Rockefeller, ti prego! Perché la voglio così bene? E perché è il suo cane? È il mio cane, mi vuole Ciao, così cara. Bene. Cosa bella, perché hai lasciato così le sfagne che io sono tutti impazziti per te? Guarda, Rockefeller, io ho lasciato la Spagna perché adesso dovevo tornare a casa mia e fare un programma perché mancavo da molti anni. Hai capito? Però io tornerò in Spagna, che è la tua casa. Perché? Perché mi guardi così? Non mi vuoi mordere, vero, Rockefeller? Eh? Te sta parlando. Io non posso parlare di te. Perché? Oh! Guarda, Rockefeller, che io ti conosco. Tu sei un farfallone. Non voglio dire parolacce, però sei un farfallone. Ogni donna che vedi per te è bellissima, straordinaria, l'unica e sempre facile. Sì, ma questo è vero, questo no, è vero. No, no, Rockefeller, ti prego. Ma tu sei... Beh, come... Che? Ma tu pensi che puoi fare questo? Ma... E questo e anche altre cose. No, oh no! Ma... Vedi, è un po' peggiorato da quando stai in Italia, è giusto. Pericolosissimo qui, eh? Sì, perché tu non sei Pippo Baudo. Aspetta un attimo, perché no, è giusto. Io non sono Pippo Baudo. Senti, è vero che tu hai detto che Pippo Baudo è il re? Eh? Lo ha detto questo qui. L'ha detto Moreno. Ma, ma tu, perché secondo te chi ha avuto più successo? Facciamo un po' di pettegolezzi, vai. Ah, fantastico. Più Pippo Baudo o hai avuto più successo te? Devo dire la verità. Eh certo, devi dire la verità. Allora... Che diplomatico! È falso, è un cinico. Guarda, questo l'ho mandato Pippo Baudo. Guarda che Pippo Baudo è un nostro amico, sì. E non mi manda il cagnolino. Il cagnolino è mio da 2 anni. Ah, sì, Sì, non parla come te purtroppo, però senti come abbaia e mi difende. Senti, Rockefeller. Come urla, porca miseria. Dai, è logico. Io so che tu sei molto colto, parli molte lingue, vero? Mi dici come si dice ti amo, per esempio, non so, in inglese? Vuoi saperlo davvero? Sì. I love you. Oh! Ah, Rockefeller, ti prego! Ma che no, caldo. Tu pensi che tu non puoi fare queste cose? Perché? Anche perché Raffaella, sì, non è una donna libera. Insomma, che senso? Ah, nel senso che sono fidanzata, certo. Capito? Ah, sì. Sì. Chi è il colpevole? Si chiama ecco. Sergio. Prendi Sergio. Che palle, ti prego. Non fare questo modo. Certo. Lascia il cane. Ma questo è come la guerra. Non mi piace né Sergio né il cane. È geloso quello è geloso. Lì. Sì. Ma non essere geloso, su, tu sei così bello. Te l'hanno continua. Te l'hanno mai detto? No, mai. Sei meraviglioso. No, però non mi mordere le cosce, su, sta non buono. Ti mordere, no? Mi metti in imbarazzo, Rockefeller. Io non sono stata in imbarazzo con nessun uomo. Posso essere imbarazzata davanti a un corvo? Quello vuol dire che gli uomini non servono a niente. No! Rockefeller, ma come si fa? La vita difficile, hai visto? Senti, senti, ma chi è che ti dà l'educazione a te? Moreno? Nessuno. Ah, perché io sono sicura che José Luis ti insegna a essere un corvo educato. Sei tu che sei tremendo, vero? Solo che io non gli do retta. Non gli dai retta, eh? Senti, continuiamo con le lingue. Sì, le lingue. Come si dice, non so, tu sei una bella ragazza in tedesco? Tu sei bella. Tu sei una wunderschön. Ma sentite come è colto. Wunderschön. Oddio mio, non mi fare paura, santo Dio. Che intervista, sai che sto sudando, io non ho mai sudato neanche davanti al presidente Spadolini. Toglie questo, Lasa! Ma come mi toglie questo? Dio, che caldo mi fa venire. Fa freddo fuori.
Sì. Senti, Rockefeller, e se tu devi fare una corte a una ragazza in spagnolo, che immagino sarà la tua lingua, no? Ecco, come gli devi dire a una chica che tu vedi guapa? Come le dici? Vien conmigo, monza, che te voy a hacer sentir lo que no te ha hecho sentir nadie. Rockefeller, le spagnolo se capisce. Stai zitta, suocera. No, non è possibile. Io non so perché sono venuto, guarda. Guarda, mi fa diventare rosso. Ti fa diventare rosso, credo. Ha detto, vieni con me che ti faccio sentire qualche cosa che non ti ha fatto sentire nessuno. Ma guarda che sei peggio di un ragazzaccio tremendo. Che hai nel piedi? Non è un cane, uno stivaletto. Perché c'è la neve fuori. Senti, tu sei scivolato sulla neve di Roma? No. Come mai? Ah, perché voli. Sì, e non importa niente della neve. Intelligente questa donna, parla tutte le lingue, e la sa mangiare, sa cantare. E Sergio. Rockefeller. Non si dimenticherà mai di questo nome. È un frustrato. Guarda, però devo dire che ha una memoria incredibile questo Corvino, sì. Senti, che ti volevo dire in francese. Allora, dimmi in francese, descriviti, io sono bello, io sono elegante. Come diresti, chi è Rockefeller in francese? Che mascalzone. Le sì, Rockefeller. Sì. Un oiseau. Un uccellino. Serre de terroir. È contento di vedermi? Guarda, ma dice tutto. Allora deve savoir il numero di telefono. Oh no, e vuole sapere il mio numero di telefono, ma sempre lì finisci. È un'idea fissa quella che tu hai qua, eh? Sì, sì, hai visto, hai visto. E che posso fare? È normale. Questo è un monumento nazionale. Non è un monumento nazionale, è Raffaella Carrà. Conosciuta in Inghilterra, in Francia, in Messico, Buenos Aires, Argentina, in Spagna, è rimasto l'Italia. Ecco, rilassati un attimo. Senti, lo sai che io sono innamorata di Moncito? Ho detto una bugia, non mi far male, aiuto. Moreno, male, aiuto. Meno male che lo hai accettato. E questo bambino che è un... Aspetta un attimo, non mi prendere il becco. Puoi confidarmi? Guarda, Moreno. Guarda, Sergio manda il cagnolino. Ti puoi fidare perché insomma lui è tenero, sì. Che insomma si fa per dire, sì, però sì, continua così, così, sì, dolce, dolce. Oh. Senti, ma per esempio, sì, tu sei contento del successo che hai con tutti i bambini italiani? Sì. Che cosa ti piace di più dei bambini italiani? Il talento che hanno, le lettere che hanno scritto Raffaella. Sono dolci. Incredibili, intelligenti, con un senso dell'umorismo e un senso della pace e della famiglia. Giusto. Mi hanno fatto emozionare tante volte. Ah sì? Ti vorrebbero a casa con loro? Anche io vorrei. Casa per casa di tutta l'Italia? Sì. Questo non lo puoi fare perché adesso Moreno ti porta fuori, però è come se tu l'avessi fatto. Sono molto contenta che tu l'hai detto qui, perché oggi che non c'è scuola, sai, per la neve non c'è scuola, tutti i bambini ti stanno guardando. No, mi dici. Sì. Davvero? Sì. Senti, e le nonnine e i nonnini ti hanno scritto? Sì. Ecco, che cosa gli vuoi dire ai nonni e alle nonne? I nonni e le nonne italiani sono quelli che rappresentano l'Italia di 30-40 anni fa, che è stato capace di fare questa generazione di bambini straordinari. Non cambiate, ragazze, siete i migliori. Bravo! Non che bello, lascialo! Senti, Rockefeller, io adesso devo giocare. Sì. Se tu stai buono, io gioco, sì, qui vicino. Sì, va, sì, bene? Sì, sì. Io non dico niente. Non dire niente. Non dire soprattutto niente, la soluzione niente dell'indovinello, no, perché no, è un disastro. Ti posso guardare. Ecco, giochiamo a un quiz. Guardare, Ti posso guardare. Lo dai un bacettino, piano, no? Oh. Dai, basta. No, appunto, dopo te lo do anche a te.